Oggi, Presidente, ma quello che è emerso fondamentalmente è che Emiliano si candida contro una leadership di potere. Che cosa ne pensa lei? Io non credo che Renzi abbia mai esercitato una leadership di potere. È opportuno che si candidi anche Emiliano, è un modo per tenere unito il partito. Spero che anche l'altra componente della minoranza decida di rientrare e magari di sostenere anche Emiliano. È importante che il partito resti unito. Ecco, è nato diverso tempo fa, questa scissione rischiava di creare problemi al partito che ancora oggi è il primo partito nel nostro paese. Quindi in realtà la vede bene la candidatura di Emiliano? Vedo bene una candidatura che aiuti il partito a stare insieme. Se fosse uscito Emiliano avremmo avuto dei contraccolpi all'interno del partito. Se è stato uno di quelli che l'ha fondato il partito, si è candidato a fare il segretario regionale, appena nato il Partito Democratico, mi fa piacere che resti come candidato.